Ciao cari amici e cari amiche, bentornati al canale. La video recensione di oggi ci parla di un libro che vi avevo menzionato tempo fa sul video riguardante il Book Crossing. Vi lascio l'indicazione qua sopra così potete recuperarlo. E oggi parliamo di un romanzo giallo con ambientazione romana che è molto stuzzicante di per sé. Ma prima di andare avanti con la video recensione, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così da rimanere poi informati appena usciranno le nuove recensioni. E per ora, sigla! Il libro di oggi si chiama Scelera di Daniela Camastri Montanari e rientra nella serie legata a Publio Aurelio Stazio, un personaggio immaginario protagonista di una serie di gialli storici ambientati in antica Roma, soprattutto sotto il regno di Claudio. La serie ha visto la sua prima pubblicazione nel 1990, quindi una serie che è un po' vecchiotta già di per sé, e si è conclusa nel 2017, arrivando fino al 19° volume. Si parla di un romanzo giallo ambientato in Roma antica, molto interessante e particolare, quindi qualcosa che non ho ancora trovato, sicuramente non ho tra la mia collezione e per quello che mi aveva già stuzzicato all'epoca appena l'avevo visto. Questo volume di cui vi parliamo oggi è il numero 8 della serie, ma non preoccupatevi perché se non avete le altre, le storie narrate sono autoconclusive, quindi non avete bisogno di recuperare poi tutti gli altri per capire le storie precedenti. Magari se riuscite a recuperare il primo volume così da darvi un'idea del personaggio sarebbe opportuno, ma anche lì, leggendo la storia, poi riuscite comunque a configurarlo, averlo in mente che tipo di persona è, i suoi modi di fare, i suoi modi vesticativi, eccetera, eccetera. Prima di proseguire, un piccolo incipit da parte mia. Di solito tratto le trame in modo conciso e spesso sono stato anche criticato per questo, perché voglio raccontare il meno possibile per lasciare la scoperta del libro a chi legge senza dargli dei preconcetti iniziali, magari data dalla mia narrazione. Quando parliamo di romanzi, questo è ancora più vero, soprattutto perché mi piace che chi legge sia preso dalla storia e la segua poi a modo suo. Quindi per questo libro, che oltretutto è un giallo, farò giusto una breve introduzione per poi non rovinare poi di seguito le cose. Baiae, fine estate del 46, siamo in un'esclusiva stazione termale romana, un luogo dedito alle feste, banchetti, al culto della bellezza e dei piaceri. Ma tutta questa atmosfera così piacevole e rilassante viene turbata da un brutale omicidio. Publio Aurelio Stazio, che sperava di trovare finalmente un po' di pace e di poter archiviare dei riti e di indagini, guarda caso si trovava nella stazione termale, si trova implicato in una nuova inchiesta che porterà purtroppo a scoperchiare l'oscurità della città e di tutto quello che gira intorno. Il libro in mio possesso è edito dalla Hobby & Work del 2010, ha una copertina rigida. Oggi l'ho trovato semplicemente con questa copertina, è probabile che lo troviate online. Anche se io comunque ve lo lascio in descrizione, ma essendo un'opera così vecchia, io ho trovato complicato trovarla online. Io questa l'ho trovata per fortuna, diciamo così, perché era un'opera esclusiva per il book sharing. Ho fatto alcune ricerche online e sinceramente è un po' complicato trovarlo. Quindi è più semplice magari che in una bancarella si possono trovare. In negozi di libri usati si possono trovare, io non so, nella vostra città, nella città per esempio di Genova abbiamo uno grande che comunque quanto so ci sono anche in altre parti d'Italia, che si chiama Libraccio. Lì è probabile che potrete trovare di questi volumi, o perlomeno potreste anche provare a chiedere di recuperarlo o a questi negozi di seconda mano, o se no al vostro libraio di fiducia. Magari, ripeto, sarà un po' complicato perché l'opera del 90 finita nel 17, quando i volumi sono così vecchi è sempre un po' più complicato. Comunque io vi lascio qua in descrizione quel poco che ho recuperato di informazioni per come trovarlo.
Passando poi alla struttura del libro, questo di per sé è formattato abbastanza bene, seppur la struttura sia perfetta, quello che a mio avviso stona è su questi libri che hanno un po' di anni, è anche più vera come cosa, il color crema delle pagine, il nero del testo risulta un contrasto poco marcato. Con il tempo ovviamente la carta si ingiallisce sempre di più e quindi questo contrasto va sempre più a sfumare e quindi magari sarebbe stato meglio un bianco su nero, però adesso non so perché sia stata scelta questa tipologia di stampa. Sono anche volumi pubblicati per edizioni economiche, a quello ci può stare. Anche lì, per esempio, i caratteri così piccoli, se fossero stati anche di un punto in più, avrebbero magari anche agevolato un po' più la lettura, anche in questo caso qua di passare del tempo sarebbe stato un po' più semplice. Comunque va bene, lo stesso, no? Cioè, la lettura è comunque fluida e piacevole, non è un problema, perché il libro comunque ha poco più di 30 pagine, ma scorre bene, ti tiene legato al racconto per scoprire cosa succederà e per seguire il nostro Publio Aurelio nel suo percorso verso la verità, come i più classici dei gialli. Quindi se riuscite a recuperarlo, fatelo. Magari, ripeto, provate a iniziare, se lo trovate dal primo, o se no, online potete trovare comunque la lista completa dei 19 volumi, ognuno con il suo titolo. E poi eventualmente potete fare anche una ricerca a trama. Cosa significa? Significa che su 19 volumi, se siete un collezionista, magari li recuperate tutti e ve li tenete, ci mancherebbe altro. Se invece lo fate soltanto per un piacere di lettura, allora potete andare a recuperare quelli con la trama che più vi intriga. E quindi andare a cercare soltanto quelli senza tanto dispendio di tempo e di soldi. Se riuscite a trovare il primo, accaparratelo subito, questo è poco ma sicuro. E comunque, se riuscite a farlo, buon per voi. Per carità, non è un must, perché non è un must, c'è di meglio e di più interessante. Però una lettura piacevole che magari anche in questo periodo estivo o preautunnale fa piacere leggere qualcosa magari di leggero. Bene, cari amiche e cari amici, grazie di averci seguito fino alla fine. Prima di lasciarci, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto, così da essere avvisate appena usciranno i nuovi volumi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!